meglio. Stiamo finendo di sviluppare un nuovo modello educativo che prevede 33 ore l'anno di insegnamento obbligatorio con tanto di voto in pagella per gli studenti, che sia legato ai principi dello sviluppo sostenibile, quindi l'Agenda 2030 e i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile che parlano di economia, di società e di ambiente, e legano tutto questo all'interno di una cornice comune. È la prima volta che un paese lo fa nel mondo. Esistono moduli di educazione ambientale in alcuni altri paesi, in genere non obbligatori. Questa è la prima volta che si dà centralità al tema dello sviluppo sostenibile. Ovviamente tutto questo nasce dalla riflessione sui cambiamenti climatici e di come i cambiamenti climatici siano un'opportunità, una grande opportunità per rimmaginare il modello di società in cui noi viviamo. Scienza che noi finanziamo per dirci delle cose che non vogliamo ascoltare, fondamentalmente. E quindi a partire da gennaio, febbraio cominceranno i corsi di formazione per gli insegnanti, perché questo insegnamento andrà nel curriculum a partire da settembre del 2020. Diceva, si parla di te papà, e erano tutti contenti, no? Questo parte dalle scuole, dalla seconda fase delle scuole elementari, poi nelle scuole medie e nelle scuole superiori. Quindi nelle scuole elementari avverrà più che altro sviluppata dal punto di vista dell'approccio pragmatico, del ruolo del bambino in una società che cambia, del ruolo del bambino nella sua interazione con l'ambiente, con gli altri, nella interazione con le istituzioni, e quindi che forma di civismo porta per esempio a proteggere i beni comuni. Nelle scuole medie verrà sempre più integrato dal punto di vista anche della conoscenza, se volete, più tecnico ambientale, e poi nella scuola superiore anche dal punto di vista giuridico, internazionale, e la questione più tecnica anche legata agli strumenti che esistono nella politica mondiale, nell'economia mondiale per fare questo, l'evoluzione dei dibattiti sul clima, come il mondo si sta preparando ad affrontare i cambiamenti climatici e così via. E anche il problema delle accademie che si trovano in una situazione a parlarne. E dove parlarne se non nelle scuole dove esiste...